Appassionati di calcio, ben ritrovati qui in Piazza Grande Sport e diamo il benvenuto ad un ospite sempre molto gradito della nostra trasmissione, mister Alessandro De Rossi. Grazie per essere qui. Grazie a tutti, buonasera e grazie a te Matteo che mi hai dato questa possibilità di venire all'intervista. Allora, noi abbiamo vissuto tante domeniche insieme in giro per questi campi, siamo entrambi appassionati di calcio, specie dilettantistico. E naturalmente ci piace analizzare quello che è il momento del calcio della nostra regione, della nostra provincia. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere come stai vivendo questo momento, quanta voglia di calcio c'è, perché comunque sei sempre stato in campo come giocatore, come tecnico, e adesso tra la pandemia e magari impegni lavorativi sei stato un po' distante. Ma non ti nascondo che il calcio sia giocato mi manca tantissimo, e comunque c'è tanta voglia di calcio qui, soprattutto a Colignano, ma non, però ancora non riusciamo a organizzarci per fare una squadra unica o una squadra che possa fare dei campionati dove meritiamo di esserci, diciamo. Stai ragionando, diciamo, come se fosse anche calcisticamente una città unica, mentre sappiamo che magari non è proprio così, perché ci sono blasoni, tifoserie che vanno dritte per la loro strada, almeno andavano dritte per la loro strada, perché ci ricordiamo i derby di interregionale tra Corigliano e Rossanese. Adesso la situazione è un po' diversa. A Rossano c'è una squadra di promozione, a Corigliano ci sono i Rangers Corigliano che tu conosci bene in prima categoria. Secondo te cosa è mancato in questi anni in questo territorio? Ma secondo me sicuramente è mancato qualcuno che faccia da collante fra le due tifoserie, fra i vari imprenditori di Corigliano e di Rossano per fare una squadra unica. Perché se ci spostiamo a Crotone, giocavamo che c'è una seconda serie B, cioè da 70-80 km più giù c'è una squadra più grossa, come anche a Cassolino c'è una squadra che sicuramente sta facendo un cambiamento di regionale, se non erro. Per cui sicuramente è mandato un coinvolgimento generale di tutti gli appassionati, gli addetti al settore, i vari ministri che ci sono tra le due città. Quindi, come dire, fare un collage unico di tutta questa gente per cercare di andare tutti verso una direzione, però sotto una guida sicura e decisa. Quindi si parte dalla società, sempre, da una società forte, diciamo. Sicuramente sì. Però tu sei stato sempre molto originale, diciamo, nelle tue interviste e hai sempre parlato di alcuni, chiamiamoli tra virgolette, sprechi nel calcio, sia come figure, sia come ingaggi. Perché molte volte sentiamo cifre che effettivamente forse sono anche in questo periodo un po' eccessive rispetto all'effettivo valore dei campionati. Tu cosa pensi che ci sia alla base per fare una squadra di successo? Magari lo spirito di gruppo, la passione? Ma intanto penso che questi ragazzi in primis devono trovare un lavoro, perché comunque fino all'interregionale che giochi a calcio sì, puoi essere bravino, ma già quando passi 22-23 anni non hai grandi prospettive di carriera, quindi secondo me devono intanto trovarsi un lavoro e poi, come dicevo, se hanno voglia alle 5 si possono trovare al campo per allenarsi, così per fare. Non ci dimentichiamo che molte squadre si allenano anche in interregionale, si allenano la sera, non si allenano il pomeriggio alle 3, anche perché se tu la squadra la fai allenare alle 3 invogli questi ragazzi a non fare nulla, perché che fanno? Fanno un lavoretto la mattina, tornano a casa e poi escono il pomeriggio giusto per andare a fare allenamento. Penso che anche il Covid comunque ha curato un po', diciamo, questo, gli stipendi dei giocatori, perché si è visto che da due anni con la pandemia molte squadre non si sono iscritte, hanno avuto problemi, i giocatori che hanno comunque deciso di fare altro, giocatori che sono stati fermi due anni e poi non hanno più ripreso a giocare, altri che magari non hanno ripreso a giocare in maniera anche difficoltosa, perché comunque sono stati due anni fermi, magari che ne sono, non hanno fatto allenamento oppure si sono allenati poco, per cui anche loro hanno qualche problema, c'è stato. Penso che ci vuole una programmazione in generale, quindi da un settore, una società solida, un progetto comune, un settore giovanile importante, e fare una squadra che debba partecipare almeno a una Lega Pro. Allora, io ti vedevo spesso sulle tribune
anche sul mio invito, posso dire, dalle partite dei Rangers Corigliano. Comunque, che idea ti sei fatto di questa società che attualmente, diciamo, non è che porta il nome di Corigliano sui campi da calcio, perché sarebbe ingeneroso, però è una società che si sta divertendo, che è nata nel 2018 e ha conquistato comunque già due salti di categoria, ha vinto delle coppe disciplina, quindi insomma secondo me sta facendo un buon lavoro. Tu dall'esterno che idea ti sei fatto? Sì, sicuramente è da ammirare il lavoro di Vincenzo Gallo, di Ruffo e di altro socio Alfano, sì, come no, è da ammirare il lavoro. Poi ci sono tanti altri dirigenti, sì, presidente Paracchi. Sicuramente parlare gli altri, però è da ammirare l'impegno che ci mettono, anche perché finora stanno dimostrando che un po' di calcio, diciamo, ne capiscono, masticano, diciamo, Vincenzo no, perché magari è un veterano. Gli altri che sono affacciati 2-3 anni fa in queste realtà, insomma, stanno dimostrando che stanno facendo delle belle cose, sia per Corigliano, per la società e per questo gruppo di ragazzi che li portano a giocare la domenica, che comunque è un lavoro non indifferente, no? Perché c'è l'impegno della domenica, che magari non stanno con le proprie famiglie, certo, escono di casa, vanno a giocare, ci vuole grande passione. C'è una grande passione, magari con un anche l'indebbene, magari piove o c'è il sole, insomma, è sicuramente un elogio a loro, perché senza di loro oggi il Corigliano non avremmo nemmeno una tazza di gloria. Cioè ci sarebbe quasi poco, se non un'altra squadra che c'è in seconda, mi sembra. Sì, diciamo che i Rangers è quella che è nella categoria più alta. Più alta, diciamo, sono altre squadre in seconda, il resto non ci sarebbe nulla. Che sempre con grande passione fanno la seconda, fanno la terza, quindi sì, anche queste categorie noi le abbiamo dimostrato nei fatti che le seguiamo tantissimo. Ma rispetto a come siamo abituati noi, che avevamo una squadra interregionale. E secondo te la gestione dell'AIME radiato Corigliano negli ultimi anni, tu che idea ti sei fatto di questi campionati vinti, stravinti con grandissimi giocatori e poi però una fine un po' repentina per tanti motivi che non stiamo lì comunque ad analizzare? Ma se posso dire una cosa, Matteo, se noi analizziamo i campionati vinti ultimi del Corigliano, che sono andati a finire quasi all'interregionale, poi sono registrati all'interregionale, quindi siamo partiti dalla promozione, quindi due campionati sono interregionali. Magari con una programmazione ci è stata fatta negli anni 90, dove togliamo fuori dei giocatori forti che poi hanno fatto anche la storia di Corigliano, che sono andati anche nelle grandi squadre a giocare, in squadre di Serie B, squadre di Lega Pro e quant'altro. Ultimamente si è fatto giusto squadre per andare più velocemente possibile a squadra a categorie alte, però senza un progetto. Senza pazienza. Senza pazienza e senza un progetto comune, no? Perché se noi vediamo i ragazzi che giocavano all'interno di Corigliano c'erano quasi zero, se vediamo i mister o le altre figure di Corigliano c'era pochissima gente che girava intorno a questo tipo di squadra. Allora dico una cosa, se fai una squadra devi coinvolgere il tuo territorio, perché se non coinvolgi il tuo territorio, che fai una squadra di 11 fenomeni, di eccellenze, di interregionali, che giocano bene a calcio, però poi non ci sono le figure che magari possono anche starci nel calcio, ok, non si va da nessuna parte. Io invece volevo cambiare completamente argomento, perché invece volevo parlare in questo caso di passione e senso di attaccamento. Spiegami come hai fatto a tenere insieme il presidente Nicola Geri con tutta quella banda che ti portavi dietro in seconda categoria, perché io credo che sia stato uno seconda, quando siete andati in prima avete vinto la Supercoppa, l'anno della doppietta se non erro era seconda. Dico, quello è stato uno degli anni più divertenti che io abbia visto dal punto di vista calcistico nelle nostre zone, nelle nostre categorie. Che ricordo hai e soprattutto che atmosfera si respirava durante la settimana? Intanto Nicola, secondo me, è una persona che è capace di fare sintesi in una squadra, è importante. Cioè Nicola è che colui che bada alla sostanza e che è molto importante, perché sennò in una squadra c'è tre giocatori, dirigenti, presidente, tifosi, comunque c'è una serie di persone che girano intorno alla squadra. Una serie di fattori che vanno amalgamati. Sicuramente Nicola è stato un fattore trainante e un collage molto importante per la squadra, dove in situazioni anche difficili lui è stato capace di tirare il meglio di tutti quanti noi, compreso me, dallo spogliatoio per andare a vincere le partite. Io mi ricordo una partita che eravamo 11 contati, quando eravamo secondi noi in classifica, prima era, se non sbaglio, la squadra del Tirreno, il
Suzukawa. No, c'era... Non abbiamo giocato in casa. C'entra? No, abbiamo giocato in casa contro il Belvedere, dove il Belvedere aveva speso un casino di soldi per vincere il campionato. Noi eravamo 11 contatti, proprio 11 contatti, e io ho squalificato per il tribuna una segna di testa 1-0 a Mattia Raio. Abbiamo vinto la partita 1-0, noi eravamo 11 proprio, cioè se gli diamo una... Era impossibile sbagliare formazione. Era impossibile sbagliare formazione. La faccia a disposizione. Ecco, e mi ricordo che in tribuna e Nicola si è messo negli spogliatoi. Una palla verso il centro, forse un inserimento centrale. Un inserimento centrale, Mattia ha anticipato il portiere di testa e va pallonetto praticamente. Allora, invece se io ti dico quanto sono importanti in un gruppo, per esempio i tifosi, i calciatori, per esempio anche aver avuto un capitano che è l'attuale capitano dei Rangers come Valerio Sposato, penso che sia stato anche importante. Adesso ho detto un nome, ma se ne potrebbero fare tanti di esempi, perché tanti ragazzi proprio di Schiavonea ti hanno seguito in maniera incondizionata in quegli anni. Ecco, no, Valerio è stato tantissimo, cioè, lo Schiavonea è stato tantissimo, gli spogliatori da colui che magari aggiustava le cose tra me e anche qualche giocatore che non facevo giocare. Perché magari poi sempre al chiuso lo spogliatoio è importante. Sì, come no, sempre al chiuso nello spogliatoio, era colui che magari non ti parlava dietro, diceva le cose all'interno dello spogliatoio, diceva le cose come stavano e soprattutto era colui che quando magari io se qualche sbagliavo qualche volta qualche formazione oppure sbagliavo a parlare. Sei tra i pochi secondo me a dirlo in maniera. Perché molte volte allenatori hanno questo vizio di essere sempre i depositari della realtà e della perfezione. Quando sbagliavo qualche formazione, sbagliavo anche nel rapporto con qualche giocatore o con qualche dirigente, era lui a farlo notare, magari ecco, poi mentre la persona dirigente capisce l'errore dov'è e cambia subito. Sì. Cioè non bisogna perseverare in questo errore, perché sennò tendi poi a metterti in contrasto o a creare conflitti nello spogliatoio, cosa che non ci deve essere. Certo. Cosa che magari in altre squadre ho avuto i capitani o i secondi contro di me, no? Perché come eravamo primi in classifica. Calma che sennò mi fai fare casini, come è successo in altre occasioni. Tu sei troppo diretto, schietto e sincero, ma anche per questo sei spesso qui. Ma parliamo invece delle cose positive. Sei stato in tante piazze anche ad allenare. Mi fai un 2 o 3 flash di partite dove veramente sei stato soddisfatto dei tuoi ragazzi, visto che hai allenato. Io ricordo una Rossanese a Mandela. Noi eravamo in 9, perdevamo 1-0 e abbiamo vinto la partita. Abbiamo vinto 2-1. In promozione questo. In promozione, sì. E questo per dirti che il gruppo conta tanto. Anzi, io penso che se avrei continuato sia a Rossano che a Rosetto avrei vinto tutti e due i campionati di promozione con ragazzi che provenivano magari dalla seconda categoria. Avrei vinto tranquillamente, o mi ricordo altre partite. Ma contro la prova non la possiamo avere, ma la tua prossima avventura, però ti ricorderò questa dichiarazione, quindi stai attento. Però sono stato esonerato che ero secondo in classifica, cioè non sono stato esonerato che ero quarto, quinto, sesto. Cioè, Simone, il giorno che ha vinto la Pammina d'Oro è stato sollevato dall'incarico, tu eri nei playoff e ti sei stato sollevato dall'incarico. Vabbè, adesso noi abbiamo fatto questa chiacchierata, io ti faccio un grosso in bocca al lupo, spero di rivederti presto in campo, ovviamente condizioni pandemiche permettendo, ma speriamo che le cose possano andare per il meglio, non solo per il calcio. In conclusione, una domanda. Io ho seguito anche qualche tuo allenamento, tu riesci a trasmettere anche una certa allegria, spensieratezza, però anche la giusta cattiveria agonistica poi per gli impegni. Chi parla troppo di numeri non è magari un voler schematizzare troppo il gioco del calcio. Secondo me incidono tanti fattori, come si vive la settimana, i giocatori che hai a disposizione, l'avversario da affrontare. Qual è il tuo modus operandi per preparare una partita? Ma ogni mister magari c'ha un'idea di gioco in testa e tende di trasmetterla ai giocatori, no? Io proprio ultimamente seguivo un'intervista che ha fatto un amico mio, no? Su perché ha vinto il campionato Cappello con la Roma, no? E alla domanda dici perché gli è stato chiesto un mister importante perché la Roma ha vinto il campionato con Carlo. Lui ha risposto perché se vedevi giocare a Roma giocava con tre tocchi, palla verticale a Totti che di prima smarcava Cassano. Se la Roma voleva fare il gioco avrebbe perso 3-4-0.
La Roma vinceva le partite perché aveva una serie di 7-8 giocatori che recuperavano palla, però quando impostavano dalla difesa, palla a Totti che smarcava Cassano e vincevano 1-0 e andavano di cambiare. Però ogni mister magari c'ha un trucco, c'ha un segreto che vorrebbe trasmettere ai propri giocatori per vincere le partite, no? Perché per esempio tu sai che a me non piacciono le palle alte, mi piace giocare basso, mi piacciono le triangolazioni, mi piace arrivare in palle di partire da dietro, palla di partire da dietro a impostare il gioco. Quindi poi ogni mister cerca di trasmettere il meglio o le idee di gioco che ha. Perché tutti pensiamo magari di giocare con Guardiola del Barcellona, dove la palla centrale. No, perché vedo, ho visto l'errore di un giocatore di Serie B, mi sembra con Crotone, palla centrale, che la gira di prima sul giocatore basso di destra. E intercettato questa cosa. Ma tutti possiamo pensare al tipo di gioco, no? Però possiamo arrivare a impostare una palla da dietro, cose che non vedo fare nelle squadre, anche di prima, anche di seconda categoria, anche di promozione. Perché è importante giocare a calcio partendo dal basso o partendo con la palla bassa, senza alzare la palla. Perché poi siamo tutti bravi, se no prendiamo palla, alziamo la testa e lanciamo. Allora, io una cosa è certa, Mister De Rossi ha voglia di tornare, perché con questo entusiasmo sei stato, quando parlavamo delle altre cose, un pochettino più, non freddo, però adesso che stiamo parlando così, subito ti sei riscaldato come se fossi quasi in uno spogliatoio. Allora, qui lavagna non ne abbiamo il leggio, ma la lavagnano comunque. Mister, in bocca al lupo per le prossime tue avventure, noi naturalmente ti seguiremo come abbiamo sempre fatto e grazie per essere stato qui. Grazie a voi, grazie a te, Matteo. Alla prossima.